La chiesa della Madonna del Carmine a Casasco è uno splendido esempio della leggerezza e grazia della scultura in stucco di un barocco ormai maturo. Le origini romaniche della chiesa risalgono all'XI secolo. In una visita del 1593, il vescovo Linguarda riporta che l'edificio era stato rifatto quasi completamente ed affrescato. Nel presbiterio, al centro della spettacolare volta, è rappresentata la colomba dello Spirito Santo in una luce dorata, attorniata da angeli, fanciulli e giovinetti. La cornice in stucco policromo e la porzione più originale della decorazione, una ghirlanda di fiori con rose, margherite, anemoni, narcisi e petunie, sorretta da putti in volo, alcuni di spalle, altri giocano sospesi, altri incantati ad ammirare i fiori. Ai quattro lati, quattro medaglioni ovali con scene dell'Antico Testamento. In corrispondenza degli angoli troviamo le figure di profeti con tavolette contenenti versetti del Vecchio Testamento. Dietro l'altare la statua lignea della Madonna del Carmine col bambino e lo scapolare in mano. Sopra, Dio Padre benedicente raccoglie l'affresco della Vergine Annunciata, una Madonna dolce con il naso leggermente appuntito e il labbro inferiore carnoso. Sulla parete di fondo, San Gerolamo e San Rocco, mentre lungo le pareti laterali troviamo gli Evangelisti. Aprono il presbiterio le statue di San Pietro Martire con il falcastro sul capo, simbolo del suo martirio, e San Tommaso d'Aquino, dottore della Chiesa. La presenza dei due santi domenicani sottolinea la presenza plurisecolare dei frati in territorio lariano. Nella cappella della Vergine Immacolata troviamo la para raffigurante appunto l'Immacolata. La cappella è ornata da stucchi della fine del Seicento, con al centro la stella, a sinistra un angelo con il sole e a destra un angelo con la mezzaluna, a indicare Maria, Regina del Cielo. L'ovale sulla volta con il Padre Eterno è un intervento di Giulio Quaglio, lateralmente le Virtù Cardinali. La cappella dedicata a Sant'Antonio da Padova è stata voluta da Giovanni Maria di Antonio Caminada ed è stata ultimata nel 1669. La pala rappresenta Sant'Antonio da Padova col bambino. La cappella della famiglia Ferradini è intitolata a San Bernardino da Siena e dedicata a Sant'Anna. La cappella è decorata con stucchi del Ferradini e la pala rappresenta la Sacra Famiglia con Santa Elisabetta venerata da San Bernardino, inginocchiato, che reca l'ostensorio con il nome di Gesù. Al di sopra della pala possiamo ammirare angeli che reggono il medaglione, rappresentante l'incontro alla Porta Aurea. Lateralmente, le virtù teologali accompagnate dall'umiltà. La cappella dedicata alla Madonna del Suffragio del 1667 è stata eretta per volontà di Marco De Marchi. Vi troviamo la Vergine col bambino, che appare alle anime purganti con Maria che accoglie in paradiso un'anima redenta sorretta da un angelo. Il santuario è uno splendido esempio del forte legame con le famiglie di artisti che qui hanno avuto origine